Le richieste dei commercianti del quartiere di Saione sono quelle di una maggiore attenzione al decoro del quartiere, perché comunque siamo convinti e sono convinti che un'attenzione al decoro, alla pulizia, all'arredo urbano, alla, per esempio alla stessa illuminazione, sono elementi che qualificano e valorizzano il quartiere. Attenzione all'arredo urbano, alla pulizia delle strade, al decoro, all'illuminazione e alla sicurezza. Queste le richieste avanzate nel corso dell'incontro online tra Confesercenti ed assessore alla manutenzione e alle opere pubbliche del Comune di Arezzo, Alessandro Casi, sul tema della riqualificazione del quartiere di Saione. Un confronto importante, perché comunque per le attività commerciali un'attenzione alla pulizia, al decoro, come dicevo, e a degli elementi che possono sembrare anche di poco conto, ma che poi messi tutti insieme fanno la qualità e la vivibilità positiva di un quartiere. I commercianti hanno poi ascoltato i progetti della Giunta già finanziati per la riqualificazione urbana del quartiere, che prevedono nell'immediato, diciamo, il rifacimento di una serie di strade, quindi dell'asfaltatura piuttosto che la ridefinizione di alcuni sensi di marcia, che non andranno naturalmente a influire, diciamo, sul transito, diciamo, delle auto nelle zone commerciali, che sappiamo essere un tema delicato, ma viene, diciamo, un po' risistemata la viabilità di alcune zone, di alcune strade, soprattutto nella zona San Donato. Su Saione viene realizzata la zona 30, quindi ci sarà il limite per le auto dei 30 km orari, con la realizzazione di alcune aree di pista ciclabile, e ci siamo accertati, diciamo, abbiamo chiesto che questo non vada a impattare sul numero dei parcheggi previsti, quindi questa è stata, ecco, la richiesta che abbiamo fatto, che è stata accolta, e quindi, ecco, giudichiamo che sia un progetto positivo, che va ad aggiungersi poi a una serie di altri interventi che erano stati già illustrati, che si realizzeranno più avanti, come per esempio quello relativo alla piazza di Saione, che verrà ristrutturata.